Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lui, Idea 37, questo drone di casa Leidea, un marchio che vende direttamente su Amazon, di cui poi la spedizione però viene effettuata da Amazon. Quindi avete tutte le garanzie per quanto riguarda diciamo la copertura cliente data da Amazon, con anche la restituzione del prodotto, quindi tutto quello che è la gestione del cliente da parte di Amazon l'avete se acquistate questo drone. Leidea è un marchio low cost, ovviamente, che però adesso ha fatto questo Idea 37 che ha delle caratteristiche sicuramente interessanti. Ovviamente non è un drone DJI, non è un drone Apsan, non è un drone Fimi, è un drone più low cost, ma che inizia a avere delle caratteristiche davvero interessanti, soprattutto perché abbiamo un gimbal stabilizzato meccanicamente su due assi e una terza stabilizzazione elettronica. E il drone è davvero piccolo, infatti ha le sembianze, adesso come vedremo, del DJI Mini 2. Ovviamente la domanda che tutti già vi state facendo: ma pesa meno di 250 grammi? Ma questo lo vedremo in seguito. Adesso andiamo ad aprire la confezione, che vi arriva ovviamente in questa scatola. Questa è la versione con due batterie, perché potete acquistare sia la versione con due batterie che la versione con una batteria. Attualmente la versione con due batterie, cioè questa, è pure in offerta oggi, mentre state guardando il video. A posto di 299 euro in offerta 239 euro la versione con due batterie. Quindi è una super offerta, non so quanto possa durare, però spesso questo drone è in offerta anche con i coupon sconto inseriti da Amazon, che potete cliccare appunto sotto al prezzo, che di solito è un coupon sconto di 50 euro, ma oggi è uno sconto ancora maggiore, perché comunque ci sono già i Black Friday di Amazon. Allora, la valigetta è la solita valigetta che trovate nei droni low cost, però molto utile, piccola e protettiva. All'interno troviamo tutto quello che ci serve ovviamente per far volare questo piccolo drone. Il radiocomando è carino, ben fatto, mi è piaciuta molto comunque la gestione degli stick, una cosa che di solito nei droni low cost non c'è. Le antenne vi dico subito che sono finte entrambe, perché nessuna delle due antenne ha un filo all'interno, quindi sono solo decorative. Infatti il range è un range che viene dato per 650 metri, però calcolate che arriverete intorno ai 450-500 al massimo. Qua sotto abbiamo il supporto per inserire lo smartphone. Ovviamente abbiamo disponibile l'applicazione sia per iOS che per Android, che si chiama VS GPS Pro, un'applicazione appunto ben fatta, semplice, ma con tutto quello che ci serve per volare in sicurezza, ed è anche secondo me completa per un drone e comunque low cost. Allora, il radiocomando per funzionare ha bisogno di 4 batterie AAA, non incluse in confezione. Allora, il radiocomando ha tutto quello che ci serve a livello di tasti: abbiamo il pulsante per l'accensione, il pulsante per attivare la calibrazione della bussola, abbiamo il pulsante del return to home, perché comunque essendo un drone col GPS ha anche il return to home, quindi volo in super sicurezza, abbiamo il pulsante per scattare foto o video e abbiamo il pulsante per regolare il tipo di velocità del drone. E qua abbiamo la rotella del gimbal, perché ovviamente lui, avendo un gimbal, si può regolare con l'inclinazione tramite questa rotella. Poi qua abbiamo due batterie, come vi ho detto questa è la confezione con due batterie, quindi ce n'è due. E poi abbiamo il drone, che adesso accantono un attimo, e qua abbiamo il manuale per avere sia l'avvio rapido che quello diciamo un po' più dettagliato. E qua sotto abbiamo un sacchetto con all'interno le eliche di ricambio, il cacciavite per cambiare le eliche e il cavetto USB, micro USB, per la ricarica delle batterie. Le batterie si ricaricano da qui. Vedete che abbiamo qua la presa micro USB, quindi andremo a ricaricare direttamente la batteria al cavetto e faremo la ricarica. Potremo usare anche un power bank o comunque un alimentatore che usiamo per lo smartphone collegato al PC, va bene qualsiasi cosa per la ricarica. Adesso vado a accantonare un attimo la valigetta ed è arrivato il momento di guardare lui, Idea 37. Vedete che il drone ricorda tantissimo il Mini 2 in tutto e per tutto. Guardate come sono molto molto simili. Ovviamente non c'entrano niente uno con l'altro, e qua parliamo di un drone low cost, però l'aspetto estetico è molto simile. Allora vado a togliere il copri gimbal, perché ovviamente una delle cose più interessanti di questo drone low cost è
questa fotocamera, guardate che bella fotocamera, grossa, anche un bel gimbal stabilizzato meccanicamente su due assi, mentre il terzo è elettronico. La fotocamera è una 2,5K come risoluzione, poi l'apertura dei bracci ovviamente non è come quella di DJI, ma si apre in maniera più classica. Qua sotto abbiamo la possibilità di inserire una micro SD, quindi possiamo registrare sia sullo smartphone che sulla micro SD. Ovviamente la risoluzione maggiore l'avremo qua sulla micro SD. Come vedete sotto non c'è nessun sensore, quindi non abbiamo l'optical flow, lui vola solo con il barometro, il GPS, il giroscopio. Quindi tutto questo gli dà comunque una stabilità più che buona, soprattutto quando abbiamo poi il GPS. Qua dietro invece, andando a aprire lo sportellino qua dietro, vado a togliere l'etichetta adesiva in stile DJI, andiamo ad inserire le batterie. Poi qua dietro abbiamo pure le luci di segnalazione, ma le abbiamo anche qua davanti. Quindi il drone direi che è abbastanza completo, peccato che non abbia l'optical flow, però ho già vi dico che ha volato secondo me bene, nel senso che almeno all'esterno non ho riscontrato grossi problemi nel non avere l'optical flow. E in più questo piccolo drone fa praticamente tutto. Adesso vi faccio vedere tutto quello che fa. Allora, abbiamo il follow me, l'auto return to home, quindi in caso di batteria o assenza di segnale ritorna da solo, abbiamo il ritorno a casa schiacciando il tasto, abbiamo i waypoint, foto e video e un gimbal stabilizzato meccanicamente, come vi ho detto, su due assi più un terzo elettronico. Praticamente abbiamo tutto quello che serve. La connessione wifi creata dal drone è sulla rete 5 GHz, quindi una rete che non dà tantissimo range rispetto alla 2,4, ma ha degli altri vantaggi dal punto di vista delle interferenze. Però ragazzi, mi raccomando, non confondetela con la rete 5G telefonica. Quindi il 5 GHz Wi-Fi l'avete tutti nel telefono, a meno che abbiate un telefono di 10 anni fa, se no tutti avete la rete 5 GHz Wi-Fi nel telefono. Come vi ho detto, il drone è piccolo, è leggero, però non è detto che sia 249 grammi, quindi lo scopriremo tra poco. Questo è solo il primo video, poi ne arriverà uno in seguito ovviamente, dove faremo il test di volo. Adesso vado a inserire una batteria. Vado ad accendere il radiocomando con il tasto qua in alto a destra. Ok, vedete che lampeggiano le luci rosse, quindi è acceso. Adesso andiamo ad accendere il drone. Quindi vedete che i due led frontali adesso non lampeggiano più, perché il radiocomando e il drone adesso comunicano, e guardate il gimbal. Sembrerebbe davvero comportarsi bene per essere comunque un drone low cost. Quindi ragazzi, qua adesso abbiamo tutto pronto per il volo. Ovviamente il volo non arriva oggi, lo faremo in un altro video, ma adesso facciamo la prova bilancia. Quindi vado ad accendere la bilancina di precisione. Quindi adesso siamo pronti a vedere se davvero, quindi adesso siamo pronti a scoprire se lui, oltre ad avere le dimensioni di un DJI Mini 2 e anche l'aspetto estetico, pesa come un DJI Mini 2, quindi 249 grammi. Quindi adesso non ci resta che appoggiarlo sulla bilancia. Ok ragazzi, avete visto quanto pesa? No, non ve l'ho fatto vedere. Perché? Perché ve lo farò vedere tra qualche video. Ma c'è un perché ve lo farò vedere tra un qualche video. Non ve lo dico adesso, ma lo scopriremo quando vi farò vedere il prossimo video, il perché ho aspettato a farvi vedere questo peso. Comunque nel prossimo video appunto scopriremo il suo peso reale, scopriremo come vola, scopriremo come fa i video, come scatta le foto, perché comunque è un drone che ha dell'interessante sicuramente nella sua fascia di prezzo. Ovviamente non è paragonabile a nessuno di questi tre, però nella sua fascia di prezzo è un drone interessante perché lo si acquista su Amazon. In questo momento la versione con due batterie a 239 euro è scontata rispetto al suo prezzo standard. Quindi ragazzi, acquistare ovviamente un prodotto su Amazon, sapete che vi arriva dopo un giorno, lo potete restituire se non vi va bene, perché è coperto da tutto quello che è il servizio clienti di Amazon, anche se
il prodotto è venduto dalle IDEA direttamente, ma con la spedizione Amazon. Quindi ragazzi, vi lascio col suspense, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate, cosa secondo voi ha di buono questo drone, quant'è il peso secondo voi di questo drone, superiore o inferiore ai 250 grammi. Quindi vi rimando al prossimo video dove scopriremo tutto quello che ha o non ha di buono questo piccolo drone di casa IDEA 37. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato l'unboxing, le prime impressioni di questo piccolo drone che si può acquistare tranquillamente su Amazon di casa IDEA vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, voli in FPV, stampe 3D, spoiler, anche qualche spoilerino di lui era arrivato. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto perché ragazzi pubblicherò magari quando questo drone avrà gli sconti ancora, perché lo sconto di oggi magari poi finisce, però magari poi viene riproposto un altro sconto, quindi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per essere sempre informati sugli sconti disponibili, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!